presente all'incontro qui a Mercato San Severino anche il professor Maurizio Santomauro, presidente del gruppo Emergenza Cardiologica Italiana. Professore, si parlerà di questa importanza del decreto Balduzzi, soprattutto in riferimento alle società sportive che operano sul territorio. Sì, il tema principale di questa conferenza stampa organizzata qui dal sindaco Somma, riguardante quello che è l'aspetto non solo amministrativo, non solo economico per l'acquisto di defibrillatori da parte delle società sportive amatoriali, ma ribadendo il ruolo della responsabilità da parte dei presidenti di queste società. Noi siamo qui oggi proprio per chiarire tutti gli aspetti, tranquillizzare anche le società sportive amatoriali che si possono mettere in regola, non solo con la partecipazione di più società che agiscono nello stesso impianto sportivo, quindi dividendosi i costi, ma anche sulla parte della formazione, perché la legge prevede che ci sia di volta in volta almeno una persona abilitata e autorizzata all'uso del defibrillatore, quindi il tutto diventa più semplificato. È chiaro che non si può dimenticare di mettere il defibrillatore nell'impianto, perché allo Stato sarebbe una inadempienza non solo penalmente perseguibile, ma anche sul piano etico una carenza per la sicurezza sociale e sportiva. Quindi informazione sia sull'uso del defibrillatore, ma soprattutto sull'utilizzo. Sì. Per quanto riguarda l'utilizzo, è estremamente semplice l'utilizzo del defibrillatore, però va integrato con le manovre di primo soccorso ed è quello che noi facciamo durante i corsi di formazione e di abilitazione. Il cittadino maggiorenne può prendere l'abilitazione e imparare l'uso del defibrillatore. Al comune di Mercato San Severino è in programma un importante incontro voluto dal dottor Carmine Landi, cardiologo, già consigliere comunale nonché componente della presidente della commissione sanità. Che è questo convegno sul decreto Balduzzi sull'uso del defibrillatore sugli impianti sportivi? Faremo una conferenza stampa in presenza del presidente del gruppo italiano Emergenza Cardiologica, il professor Santomauro, e parleremo del decreto Balduzzi che obbliga le società dilettantistiche ad avere personale addestrato all'utilizzo del defibrillatore e il defibrillatore stesso. Ringrazio i presenti, in particolare il presidente della Lega Dilettanti che si scusa per non essere venuto perché è impegnato per impegni federali a Perugia, per l'onorevole Cosimo Sibile, il professor Santomauro, il sindaco di Piano di Sorrento, il collega Accarino. Il problema, noi come associazione ci siamo mossi da tanto tempo per l'utilizzo dei defibrillatori, siccome è diventato decreto legge per le associazioni sportive e per i dilettanti, cerchiamo di porre delle domande per avere delle risposte ben precise sulle responsabilità delle istituzioni nella concessione dei campetti di calcio, in quelli che gestiscono questi campetti di calcio, e cerchiamo di creare un sistema di collegamento tra le varie associazioni per avere disponibilità di defibrillatori e di personale addestrato. Fino ad oggi come stanno rispondendo le associazioni sportive che operano sul territorio? Penso che le associazioni risponderanno in modo positivo, pure perché è diventata normativa, per cui devono attrezzarsi. Noi stiamo qua a disposizione per semplificare il compito delle associazioni. Infatti precedentemente in una discussione il professor Santomauro diceva che addirittura c'è la possibilità per le associazioni di prendere in fitto i defibrillatori, in comodato d'uso, pagando una quota di 25 euro all'anno. Quindi cerchiamo di organizzare come sistema per far risparmiare le associazioni e allo stesso tempo per tutelare i nostri bambini che giocano in queste società dilettanti. Ricordiamo solo per un attimo l'importanza della presenza di un defibrillatore su tutti i luoghi dove ci sono persone. Il defibrillatore salva una vita umana, basta pensare che per arresto cardiocircolatorio muoiono all'anno 160.000 persone, 60.000 persone solo in Campania, 6.000 persone in Campania, e queste morti sono evitabili se c'è la possibilità di avere un defibrillatore nei primi 3-4 minuti, 5 minuti, al massimo in 10 minuti. Prima si interviene, più si risolve la vita umana. Il Comune di Mercato San Severino ha ospitato questa conferenza sull'uso del defibrillatore negli impianti sportivi alla luce del decreto Balduzzi. Sindaco, c'è da parte del Comune l'interesse a collaborare con le associazioni che operano sul territorio per l'uso del defibrillatore? Sì, assolutamente sì. Oggi è l'inizio di un percorso che dovrà portare a mettere in sicurezza tutte le associazioni sportive, perché
La mia amministrazione ha sicuramente l'obiettivo di sostenere lo sport e quindi in generale l'attività sportiva nelle diverse discipline, però allo stesso tempo dobbiamo assicurare la garanzia e soprattutto la sicurezza di tutti coloro che si avvicinano allo sport, sia professionisti sia dilettanti, e possiamo aggiungere che dal 1 luglio è previsto dalla norma e quindi non è solo una scelta dell'amministrazione. Ecco, Comune di Mercato San Severino, come è stato rivolto l'invito appello da parte di alcuni relatori, può diventare una città cardioprotetta? Sì, d'accordo con il dottore Landi, a cui ovviamente vanno i miei ringraziamenti per l'attenzione rispetto a questa manifestazione. L'obiettivo è esattamente questo, cioè di fare un'analisi sul territorio, perché diciamo che ad oggi, grazie all'associazione Grazie di Cuore, abbiamo già la presenza di 13 defibrillatori sul territorio comunale. L'obiettivo è raggiungere il numero previsto in base al numero di abitanti e soprattutto garantire la presenza anche nelle frazioni più periferiche, in modo da garantire la sicurezza di tutti. Allo stesso tempo abbiamo raccolto l'impegno di creare le possibilità nei prossimi mesi per raggiungere la soglia dei 500 laici che utilizzatori dei defibrillatori, al fine di avere il riconoscimento di città cardioprotetta. Consideriamo che ad oggi, e lo dicevano i relatori, su 100 città cardioprotette solo 10 sono nel sud Italia. Speriamo che Mercato San Severino possa essere una delle prossime.